Buonasera a tutti e benvenuti sul mio canale Psicologia e Benessere per Tutti. Io sono Anna Maria Sciacca, sono una psicologa che da oltre 10 anni si occupa di psicologia, benessere e salute mentale. Cerco di dare, diciamo, il mio contributo nel mio piccolo facendo dei video informativi che non intendono sostituirsi ad una terapia, chiaramente. Intanto vi lancio la sigla e poi vedremo insieme l'argomento di oggi. Oggi parliamo della differenza tra il rivolgersi ad uno psicologo quando si sta male oppure in fase di prevenzione, cioè quando io sto bene e voglio mantenere il mio equilibrio di benessere e di salute. Perché rivolgersi ad uno psicologo solo quando si sta male o quando c'è un disagio o un disturbo da risolvere? Questa è la domanda che vi pongo oggi. Rivolgersi ad uno psicologo quando si sta bene per mantenere il proprio benessere è, secondo me, una chiave importantissima per veramente parlare di salute mentale, per far cambiare ottica e prospettiva alle persone. L'atteggiamento cambia rispetto alle sfide che si propongono durante la nostra quotidianità. Questo fa la differenza perché io dico tutti abbiamo problemi, ma il modo di approcciarci ai problemi, il nostro modo di reagire alle problematiche cambia. E quindi fa sì che in una condizione di lucidità, di razionalità, di risorsa, noi possiamo agire nel miglior modo possibile. Quando invece siamo sotto pressione, quando invece siamo in ansia, quando siamo sotto stress, spesso arranchiamo. Faccio sempre un esempio molto semplice, no? È come quando manca la benzina, cioè se noi abbiamo la macchina col pieno possiamo andare lontano, siamo sicuri del nostro tratto di strada. Quando invece siamo con la riserva, arranchiamo, abbiamo paura, non sappiamo per quanto tempo durerà questa nostra riserva. E lo stesso succede nella vita degli esseri umani. Se noi abbiamo un nostro livello di energia che sia, come dire, al massimo delle nostre possibilità e delle nostre risorse, affronteremo tutto con maggior grinta. Se invece siamo già sopraffatti da una serie di situazioni, di difficoltà, ci sentiremo più indeboliti, ci sentiremo più fragili e quindi facciamo più fatica nell'affrontare determinate situazioni. Quindi prendersi cura della propria salute, prendersi cura della propria salute mentale è, diciamo, il primo passo per poi arrivare a migliorare tutta una serie di aspetti nella vita, diciamo, nella nostra quotidianità, che sono legati alla sfera relazionale, che sono legati ai comportamenti anche nella sfera lavorativa, a come ci poniamo noi nei confronti degli altri, nel mondo esterno. Quindi non soltanto un concetto di benessere che ha a che fare su come mi percepisco io, quindi come sto con me stesso, ma come sto anche insieme agli altri, come sto nella relazione con gli altri, nella relazione col mondo esterno. Quindi tutto questo, diciamo, è il preludio poi di una sfera di serenità, che poi penso sia la ricerca che ognuno di noi fa quando intraprende un percorso psicologico, quindi proprio la ricerca della serenità, dello stare bene, del vivere bene. Quindi la possibilità di dedicarsi un po' di tempo a se stessi, secondo me, è fondamentale per poter essere il primo gradino del cosiddetto amor proprio, cioè l'amore per se stessi. L'amor proprio è il preludio dello stare bene con se stessi e con gli altri. Se io sto bene con me stessa, so star bene anche con gli altri, mi considero intera, quindi non ho bisogno di o di essere riempita da qualcun altro. Nel senso che sono soddisfatta, sono gratificata del mio modo di vivere, dei traguardi che ho raggiunto, quindi non c'è bisogno che qualcuno riempia dei vuoti.
E il saper stare soli e bene con se stessi è l'inizio, dico io, per una bellissima relazione d'amore anche con gli altri, perché se tu ti ami, dai l'esempio all'altro di come farti amare, quindi di come entrare in relazione con te. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo di attivare la campanella per le notifiche ogni qualvolta pubblicherò un nuovo video. Per oggi vi saluto e vi do un abbraccio. Ciao!